Amici della Casa dei Castelldu, bentornati sul nostro canale. Vi abbiamo lasciato con il dubbio di Francesco Liverani. A questo punto il dubbio ce l'ha risolto Tommaso Giulini scegliendo Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore del Cagliari. Ieri la firma contratto biennale, oggi l'arrivo all'aeroporto di Elmas alle 12:30, poi la presentazione alle 17:30 all'hotel di Palazzo Doglio. Davanti ai giornalisti, insieme al nuovo direttore sportivo Pierluigi Carta, visto che è iniziata, possiamo definirla così, la rivoluzione del Cagliari, visto che deve dimenticare presto e anche in fretta questo 2019-2020 più che mai disastroso. Oggi proviamo a parlare di come potrebbe giocare il Cagliari di Francesco, ovviamente presto, perché va detto una cosa: Di Francesco gioca con 4-3-3. In questo momento esterni d'attacco non ci sono. Se mi venite a dire, vabbè, possono giocare Simeone, Pereiro, João Pedro, Larghi, Ah, yeah. io sto già chiudendo. Potete già chiudere il video. No, assolutamente. Simone è ancora meglio, mi viene No, da Pereiro piangere. forse è quello che è più Eh serata sì. di tutti. Poi, come ci dice Marti Congia, che ovviamente salutiamo, che sta seguendo in diretta insieme a Casteldu Matt, scriveteci ovviamente con le vostre domande che ne parliamo. L'altro è Despolo, che torna dal prestito, ma ce n'è un altro Che torna sempre da un prestito. che se ci avete seguito su YouTube sapete a chi sto facendo riferimento. Allora, io partirei innanzitutto dalla rivoluzione del Cagliari, quella dei direttori sportivi, perché non c'è più Carli, ci sono loro tre. Pierluigi Carta, che l'anno scorso era direttore sportivo del settore giovanile del Cagliari, dal 2016 al 2019 direttore sportivo dell'Olbia, e che quest'anno ricopre una carica più importante, diciamo. E poi Cosso e Colombo, che l'anno scorso aiutavano Marcello Carli nella carica di direttore sportivo, e quindi praticamente loro tre insieme a Di Francesco, che avevano un ruolo fondamentale, importantissimo, da manager, doveva valere praticamente tutte quante le scelte, non solo di mercato, ma in generale della società. Tutto nasce da Via Carli, come magari Lollo Pollo 101 dice, non capisco se è una faccina che ride o cosa. Comunque, Carli secondo me meritava di andarsene, perché ha sbagliato. Oggettivamente Marcello Carli ha sbagliato, ha fatto, cioè, per quanto stimi la persona, perché comunque è arrivata nella fine del 2018 con la squadra praticamente in Serie B, ci ha messo la faccia come se fosse colpa sua, e poi alla fine il Cagliari si è salvato, ha provato a costruire un ciclo con Maran, primo anno benino, il secondo con le premesse si poteva fare molto di più. Si è arrivato a gennaio, tu non mi puoi fare una conferenza stampa dicendomi la nostra difesa è difficilmente migliorabile. Non puoi. Alla Cairo, cos'è? Una cosa simile, poi non ha più retrocedere. Che la difesa del Torino, che era detto che la difesa del Torino era la migliore del campionato Eh sì, una italiano. cosa del genere. Poi alla fine, io avevo Sirigu al Fantacalcio, che prendeva sempre 8 e 9, sicuramente non perché aveva una bella difesa davanti, visto che incassava anche 4 gol. Quindi al suo posto questi tre inesperti, perché tre inesperti sono in sostanza per risparmiare uno stipendio, perché erano tutti a libro paga anche l'anno scorso, in meno a libro paga da ieri non c'è Carli, quindi per risparmiare e poterti prendere così Di Francesco, perché alla fine in sostanza il discorso è quello. Avete seguito tutta la conferenza? No, ne ho visto solo un pezzo, ho letto le dichiarazioni ma non l'ho seguita. Questa cosa ha detto che vuole adattare João Pedro a sinistra, anche se ho paura che non possa essere il suo ruolo, e mi spiacerebbe lo vendere per prendere uno a sinistra. Comunque sono fiducioso per questa rivoluzione. Allora, João Pedro a sinistra l'ha fatto in carriera, ma stiamo parlando prima che arrivasse a Cagliari, quindi fatemi un attimo voi i conti. In questo momento João Pedro io in un 4-3-3 faccio fatica a collocarlo. In un 4-2-3-1, che come poi vedremo Di Francesco usa dietro la punta, può far bene. L'ha fatto anche in Portogallo, non solo al Santos, come ci scrive Marti Cungia. Quindi può essere uno dei sacrificabili. Il problema è che João Pedro l'anno scorso praticamente è stato venduto dal Cagliari, in tutti i modi è stato messo alla porta e lui non se n'è voluto andare.
lui è molto legato alla città, a questa terra, quindi arriva veramente un'offerta importante di un club che gli faccia fare il salto di qualità, che gli permette di giocare in Europa, non il Torino o la Fiorentina, o altrimenti Joao Pedro resta e ce lo teniamo e Di Francesco dovrà trovare il suo ruolo. Poi magari dalla sinistra, con i dettami di Francesco, la guida di Francesco esplode. Io fossi Di Francesco con questa rosa, mi aspettare il mercato, ma io mezzo scoppiacerei Maran, cioè metterei i due tre quartisti dietro la punta, perché attualmente non hai aria, e ripeto, adesso 4 agosto. Sì, infatti, poi magari adesso andiamo a prenderli, andiamo a prendere gli esterni, e lui l'ha già detto oggi in conferenza stampa, voglio ripartire al 4-3-3 perché con 4-3-3 mi sento sicuro, poi ovviamente cambia in corsa, non è, molti lo definiscono Zemaniano. No, è sicuro senso... che al Sassuolo ha usato anche la difesa a 3. Infatti, no, però lui parte comunque dai principi di gioco di Zeman, che noi l'abbiamo criticato nel video La Casa dei Gattedura contro Zeman, perché è un allenatore che nel 2014 prova a giocare come se fossi nel 1994, capisci che c'è un problema. Di Francesco ha preso comunque quei principi, ma li ha fatti suoi, li ha trasformati, ed è un allenatore non integralista, ma che se c'è da cambiare, cambia. Non è che siccome, anche se stai vincendo 1-0 con l'Empoli, c'è da difendere il risultato, preferisci mettere Caio Arangel piuttosto che Conti e per pareggi la partita, perdi la partita, come era finita, retrocedi. Allora, Despo, dopo, sì, l'abbiamo detto, sarà molto utile a Di Francesco, però non puoi pretendere di iniziare un ciclo con Despo da titolare. Questo, come non ho... i bulgari che vengono da noi, no, poi magari esplode e diventa titolare in abominio, no, certo. Però non puoi partire ad agosto dicendo adesso devo fare il titolare, sì. È come se il Parma la scorsa estate diceva ok, prendiamo Kulusevski, costruiamo la squadra intorno a Kulusevski. No, Kulusevski è esploso, ok, facciamo giocare il titolare e poi alla fine è andata come è andata. Per adesso magari può esserci una cosa simile, però con calma. Poi, Lolit in TV, da questa conferenza ho capito che Giulini ha preso a cuore Cagliari la sua casa, volevo centrare il memorabile, ma è stato così. Di Francesco sa quello che fa e sa come agire. Se verrà secondato potrebbe togliersi qualche soddisfazione. Giulini, sì, si è capito che l'ha presa a cuore, però certe cose sono evitabili, cioè sono assurde. E quest'anno è super emblematico, gli altri anni lasciamo perdere. Ma io ti dico che il problema non è, secondo me non è neanche Giulini, che giustamente no, perché c'è anche altre cose a cui pensare. Lui non vive per il Cagliari, nel senso che c'è anche una sua azienda e pensa anche a quello. Il problema sono determinate persone all'interno della società. Chi lo circonda. Esatto, che spesso sbagliano. Una di queste era Carli, che ha sbagliato ed è stato fatto fuori, però non è l'unico. Resteranno perché resteranno anche per questa stagione. Speriamo che prima o poi se ne accorgano, ma ne parleremo. Andiamo a vedere come gioca Di Francesco a questo punto. Partiamo da come era il Sassuolo, dai. Perché allora, abbiamo preso questa immagine da Asso Analisti, e questa è la fase di non possesso. Okay. 4-3-3, che però in fase difensiva diventa un 4-1-4-1 con il regista che si abbassa e gli esterni che vanno a dare una mano ai centrocampisti, quindi molto ordinato direi come schema di gioco. Invece molto più interessante sempre la analisti come proponeva invece la fase offensiva con la Roma. Cioè, sembra quasi di vedere una squadra di Zenga avendo giocatori così, ma non è così, perché faceva la cosiddetta difesa a tre e mezzo, ovvero con un terzino che restava bloccato a seconda di chi si sganciava, a seconda di dove si costruiva l'azione, il regista che ovviamente dava copertura, esatto, in questo caso De Rossi con Manolo Assefati. Che a volte faceva praticamente il terzo centrale. Sì, perché De Rossi lo può fare. Sì. E poi vabbè, qui sembra un 4-3-3 con Strootman ala, ma non è Strootman ala, è Perotti in teoria all'ala. Sì, che si abbassa, esatto. Sì. Diventa un 3-1-3-3 praticamente, vedendolo così, perché Colarovo si alza molto e lì bisogna capire chi farà il terzino sinistro, perché Pellegrini ha salutato, difficilmente resterà, si parla di Nagatomo. Allora, Godin io l'ho detto, Godin voglio...
voglio dirti su se arriva Godin davvero. Visto che oggi, aprendo il Rione Sarda, leggendo il Rione Sarda, mi sono ritrovato un Godin nel primo nome sulla difesa. O arriva Godin, ovviamente arriva Juan Jesus, non arrivano entrambi. Diciamo che Godin è il top, ovviamente, però serve un esperto. Se prende 4 milioni e mezzo, diciamo che l'Inter è una situazione non proprio calma in questo momento, in società, bisogna capire. Magari arriva Allegri e fa Godin il top della sua difesa. Povero Conte, un incubo. Sì, sì. Comunque, già da qui vediamo come, in teoria, Strootman dovrebbe essere per noi il Rogue, e io non ce lo vedo lì, perché il Rogue ama partire da dietro, e metterlo già avanzato, secondo me, perde. Cosa che può fare invece Nandez, perché se lo metti più avanti, con meno compiti di regia in fase di impostazione, ti potrebbe rendere di più. Quindi potremmo vedere questa soluzione, però dipende sempre da chi è il Perotti. Sì, perché poi Perotti sa fare anche il falso 9. Noi chi avremmo? Ciao Pedro. Che metterlo a spalle alla porta, a prendere colpi tra le linee, cose così, per me è una bestemmia. Sì, beh, però Zenga gliel'ha fatto fare, ha preferito mettere lui in prima punta, Simeone e Ala. Infatti una bestemmia. Cos'è? Allora, no, qui Francesco l'ha detto che partirà dal 4-3-3, però lui in realtà, se tu vai a vedere i dati, lo modulo che ho usato più in carriera è un altro, sai qual è? 4-2-3-1 dovrebbe essere. Esatto. Sì. 4-2-3-1 che sono andato a ripescare in questo Udinese Roma con Raja Nainggolan, che ovviamente è cerchio perché è l'obiettivo numero uno del mercato del Cagliari. Sì, perché cioè, viene disegnato come uno che usa solo il 4-3-3, ma ripeto, al Sassuolo usava anche la difesa 3. A volte ho visto Berardi prima punta, per dire, Zaza Ala. Cioè, gli piaceva mischiare davvero tanto al Sassuolo. Alla Roma è stato un po' più, cioè meno, come si dice, cioè più predisposto al suo pensiero, perché comunque aveva quei giocatori. Aveva i giocatori adatti, diciamo, quindi sì. Anche se qui vediamo un Juan Jesus terzino sinistro. Sì. Però io con questo modulo, che secondo me potrà anche andare a utilizzare se verrà tenuto a Nainggolan, perché Nainggolan mezzala forse è un po' sprecato, se lo metti fai così 4-2-3-1 ti eviti anche la rottura di dover prendere a tutti i costi un regista, visto che Cigarini parte, puoi fare mediana Rog Oliva o Rog Nandez alla Zenga, però io Nandez lo vedrei meglio al posto di Under in un 4-2-3-1, magari in un 4-3-3 no, per un 4-2-3-1 lì largo a destra lo può fare, sì, lo può fare, e ti viene a mancare quello a sinistra. Sì, che bisogna vedere quale sarà l'acquistone. Io faccio due nomi a sinistra. Uno mezzo fattibile, che l'ho già detto, che è Sansone del Bologna. E l'altro lo vediamo qua in foto. La Sharawi. Bravo. È tosta, quella è stata. È stato fatto fuori in Cina, così mi dicono. Boh, è rifiutato di entrare ed è stato fatto fuori. Però no, sarebbe bello. Come a me piacerebbe vedere Florenzi, che vediamo qua. Scusa, con Marano sei andato a prendere mezzo Chievo. Con Di Francesco prendi mezzo a Roma, cioè, a sto punto. Vabbè, poi andando invece a vedere... Allora, un altro in cui non ci sputterei sopra, è che dovrebbe costare poco. Non stiamo parlando di chissà chi, partiamo da questo posto. Ma un Caprari... mi piacerebbe. Però Caprari l'ha avuto alla Samp e ha avuto tanta difficoltà a farlo giocare come esterno. Perché usava, poi usava quel 4-3-1-2. Aveva fatto il 4-3-3 con l'inizio con Caprari e Ramirez larghi, aveva adattato Youngsto, ha adattato Leris, mi pare, cioè un Gabbiadini, vabbè, lasciamo perdere, perché non ho fatto il 4-3-3 senza avere giocato il 4-3-3. Lo dico e lo ripeto, se tu vai a prendere Di Francesco, gli devi prendere i giocatori che vuole, il fatto che abbia gran potere decisionale sulle scelte di mercato è una cosa positiva, bisogna vedere anche quanti soldi ci sono, perché poi è inutile che vai ad avallare le scelte e più ti devi tenere Despo dove Farias, però devi andare a prendere i giocatori, cioè puoi anche prendere Guardiola, ma se a Guardiola non prendi i giocatori, non c'è dietro un progetto serio, una società seria,
finisci tredicesimo anziché quattordicesimo, non cambia molto. Ed è per quello che Guardiola sta bene lì. Esatto, perché a Manchester City può fare quello che vuole. Allora, ci toccherà vedere Farias fare il titolare? No. C'è un problema con Farias, che è il contratto, che scade il 2021, quindi non lo puoi andare in prestito se non rinnova. O lo rinnovi e fai il solito giochetto, sì. E fai retrocedere un'altra squadra, o te lo tieni. Cagliari l'ha già fatto retrocedere. Cosa ancora meno fattibile, secondo me, che gli rescindi il contratto, ma no, o lo vendi, a costo di svenderlo, dubito che rescinda. Lo regali, altrimenti Di Francesco l'ha avuto al Sassuolo prima che venisse a Cagliari. Ha fatto 11 partite, sì. Non so se... Allora, coppia Godin e Pitelli si va in Europa. No, Godin, Marocchievic. Meglio Marocchievic. Un Ciccio Caputo, no? Penso che il Sassuolo te lo regali. Il Sassuolo, raga, nessuno potrà... Un Peluso, sono 10 anni che prova a prendere il Cagliari Peluso. Allora, poi chi partirà di importante? Hernandez, Gio, Pedro, Cragno. Tutti e tre vale come risposta. Gioca come disegno tattico, Gio, Pedro è quello più propenso. Esatto, però poi se vai a vedere anche le situazioni di Nandez e Cragno, a me hanno detto che Cragno procinto, comunque trattativa calda quella con l'Inter, e lui andrebbe lì a fare veramente il vice di Handanovic, non ho capito se con l'intenzione di giocarsi il posto o cosa, però mi danno questa trattativa come trattativa calda. Hernandez, c'è una clausola. Quindi non dipende dal Cagliari, questo dobbiamo dire. Vuole la via altro che se trovi una squadra disposta a toglierteli tutti e 36 milioni. Se Hernandez vuole andarsene, la squadra sborsa i soldi, il Cagliari sì. niente, manco pregarlo in ginocchio, portarlo in chiesa, chissà dove, no, Bonaria, no, neanche. Non lo so, se dovesse scegliere preferireste il Sharawi, Godin o Nainggolan? No, è Sharawi, Godin o Nainggolan? Sharawi Godin, se devo scegliere tra uno dei tre dico Nainggolan, se devo scegliere la coppia dico Sharawi Godin assolutamente. Sì. Poi sempre per il mercato dobbiamo cercare di vendere i vari cessi, Faria, Sparagoli, Cogliani sono tra Pisacane e Cepitelli, tutti e due non possono rimanere ancora, Bis e De Jola. No, De Jola no. De Jola resta e fa il regista. Ero d'accordo con te, ma... Allora, Farago potrebbe anche restare, lo facciamo fare là, li facciamo fare là la Farago, prima di fare quello per cui è nato. Al Novara lo faceva. Lico Giannis, Pisacane, Cipitelli, anche tutti e due. Poi De Jola, secondo me te lo tieni anche per questioni di lista, però io proverei a prendere, anche se non viene Liverani, proverei a prenderlo Mancosu. Poi qua, secondo me, no. Che poi anche, mi sono dimenticato, mi hai nominato il Lecce, Saponara fa l'ala al Lecce, faceva. No, ragazzi, no. Non prendiamo questi trequartisti adattati, c'è anche Gaston Io lo Ramirez. prenderei, no, io lo prenderei troppo, perché se no Ramirez no, non lo prenderei, ma Saponara sì, ci farei il pensierino, perché è quello che dicevamo prima su Perotti, tipo Ah, in i... quel Io senso. lo faccio, Saponara ci penserei, con tutto che il sogno è Pippo Falco, però Saponara sinceramente ci penserei. Sì, vabbè. Qua hanno detto proprio Gio Pedro, ma me lo sono perso questo passaggio. Che lo vede bene come la sinistra, quindi prepariamoci un Gio Pedro alla sinistra. Vediamo. Calleone a zero sarebbe un sogno, ha già detto che vuole andare in Spagna. Sì, poi costerebbe tanto l'ingaggio, tanto. Poi uno di Esatto. quelli che se lo hai contro lo odi a morte, se ce l'hai con vai a offrirgli il pranzo e cena tutti i giorni. Esatto, poi vabbè, De Jola, facendo il mio cugino di 10 anni che gioca meglio, ragazzi, fidatevi che De Jola Ho merita. seguito il Lecce quest'anno, fidatevi di me. Non è il Leiola che abbiamo visto a Cagliari. Esatto, e Mancuso leggeva una cosa di 3 milioni, per quel prezzo ci possiamo anche pensare, assolutamente. Poi lui a Cagliari adesso, giustamente, è tornata la famiglia, però cioè, Però, boh, non la sapevo della causa, buono, neanche se fosse io, sì, davvero... infatti. Lo paghi, ma secondo me lo prendi anche a meno. Allora, torniamo su Di Francesco. Da cosa partiamo? Dal derby o da Liverpool? Che poi no, aspetta, è scadenza di un anno e anche meno, sì. Mancoso, te lo regalano. C'è un'opzione per prolungarlo, ma
Se lui decide di no, boh, sì, ci sta. Allora, dicevo Liverpool o Derby? Quella di Francesco. Partiamo da Liverpool. Ecco qua. Ok. Qua come impostava la Roma. Sì, il vertice basso lo vediamo. De Rossi. Tutti gli altri, boom, su, vai. Che bello. Però qui ce l'ha ancora Alisson, vero? Sì. Sì, Quindi, Alisson, perché con vuol dire che Liverpool. in piedi, cazzo, era un fenomeno. Noi con Cragno, no. E chissà che arriverà poi. Quindi anche queste situazioni poi col portiere te le fai, te le gestisci bene. Tu Sì. vabbè, De Rossi, il metronomo che allarga per Kolarov. Questo dovrebbe farlo Oliva, o bisogna vedere se arriva qualche altro regista. Kolarov, che va bene, praticamente un regista che fa il terzino sinistro, perché anche lui ha dei piedi allucinanti. E quindi si abbassa il Shaarawy, si sale in Nainggolan per creare le famose catene, che quello sia un principio di Zeman, con la catena di sinistra composta qui da Kolarov, Nainggolan e Shaarawy, crea dei triangoli e ti permette di dare linee di passaggio come questa. Sì, poi Nainggolan lo conosce già. Esatto, poi Nainggolan che Cosa che a cambia noi gioco in una maniera clamorosa, quando era a Cagliari, manca. sì, al primo Nainggolan queste cose non le faceva, ragazzi. E poi ci manca anche il terzino che fa questo. Se arrivasse anche Florenzi non sarebbe male. Perché cioè, c'è solo Nández praticamente. Sì, Poi qui vabbè, Nández vediamo terzino. Shaarawy fare da sponda. Qui lo potrebbe fare Joao Pedro tranquillamente. Sì. Poi vabbè, Schick segna, sì. Sì, segna, sembra gol di Schick. No, autogol Quindi. di Milner. Ah, ok, Vabbè. E poi abbiamo invece il derby con la Lazio. Per vedere com'era la Roma di Francesco. E qua mi sa che era col 4-2-3-1 l'ha giocato in questo derby. sì, mi sembra di sì, perché c'era Pellegrini che l'aveva provato trequartista, sì. Qui vabbè, una cosa bellissima per Marane e Benga, il lancio lungo. Il fatto è che qui c'è Dzeko che la prende sempre, cioè gli lanci 10 volte e la prende 8. Noi avevamo Simeone Mischino che stava Sì, beh, dannato, adesso torna Pavoletti. no, Non ai piedi di Dzeko, però assolutamente, il però almeno parametro. su due gli aerei ci sta. Esatto, te la sa smistare. Quindi qua E spizzata poi di qui mi Dzeko per sei Shaarawy. di Pellegrini. Se bisogna vedere il trequartista adesso, chi ci sarà? E io penso che giocherà col trequartista solo se dovesse restare in Angolano, altrimenti 4-3-3 con Rog a destra, se resta Nandez, boh. Qui però il famoso attacco di Pellegrini. Quindi, però, un bel attacco alla profondità, sfruttando le sponde di Dzeko, questo potrebbe fare al caso di. Sì. Sì, esatto. Potrebbe sfruttare sicuramente le caratteristiche di Pavoletti. Mi ha detto quindi 4-3-3 o 4-2-3-1 a seconda dei giocatori che avrà a disposizione l'esempio di Francesco. Aspettiamo assolutamente una alla sinistra. Poi magari c'è João Pedro che si scopre veramente una nuova alla sinistra del Cagliari. Abbiamo Vedremo. scoperto seconda punta quest'anno. Sì, esatto. Quindi, boh, vediamo. No, Tutto, tutto. cioè, non sarà un giocatore che dribbla 10 volte a partita, Uno assolutamente. serve, poi tra l'altro a Di Francesco piace giocare con gli esterni a piede invertito, quindi a destra potrebbe adattarsi Pereiro, potrebbe fare un po' il Berardi, altrimenti anche lì forse qualcuno te lo devi prendere. E poi vai, Di Francesco usato, come dicevi tu, anche la difesa a 3, 3-4-1-2 visto con Zenga, magari lo rivediamo, con Ionita tutta fascia possibilmente. Allora, dai, rispondiamo a qualche ultima domanda. I centrali dobbiamo cambiarli entrambi. Di Francesco vuole difensori che cambiano i piedi. Noi ne abbiamo uno che sappia fare un lancio, compreso Valukevic, che è il più decente, ma piedi montati al contrario. Un difensore ci sarebbe, ma rientra nel 2021 ed è Romagna. Però Sì. bisogna vedere cosa fa il Sassuolo.
però esatto, a prescindere se lo riscatta. Ma a prescindere rientra nel 2021, quindi a fare affidamento su di lui. No, ma anche se rientrasse a settembre dopo un infortunio del genere, non puoi puntare tutto sul Romagna, però avercelo non sarebbe male. Dovrebbe rientrare il 15 dicembre. Il campionato riparte il 19. Poi vabbè, Francesco ovviamente ha detto che proveranno a tenere la zona in gol, ma non è un mistero. Allora, ho letto veramente tutto su Godin, è vecchio, è finito, è scarso. Forse dimentico che ripiangiamo un Bruno Alves 39enne. Ci puoi contare. Che poi Godin, finito, scarso, se lo mette a fare il terzino come gli chiede di fare Conte, perché i difensori centrali esterni nella difesa 3 di Conte praticamente fasi di possesso fanno i terzini e Godin non può fare quel lavoro lì a questa età. Ha sempre giocato a due in difesa, infatti gli ha preferito Bastoni che magari meno esperto, difende peggio di Godin, però in fase di costruzione gli dà tanto. Pazzesco, Bastoni in fase di impostazione, assolutamente. Però c'è, cioè, Godin, me lo prendo domani mattina, vado a Ma prenderlo ci io. puoi contare. Tra l'altro ricordiamo, la moglie è nata a Cagliari perché è figlia di Pepe Herrera, ex centrocampista del Cagliari. Poi vabbè, negli uruguaggi a Cagliari non ne siamo neanche a parlare. Non tutti sono forti come Victorino, però c'è anche chi si è tolto qualche bella soddisfazione, quindi, tra cui Herrera, cioè il trio di uruguaggi con Francesco e Fonseca. Io farei un 4-2-3-1 con Rogan Nandez in mediana, sulla tre quarti Nainggolan centralmente, Joao Pedro a sinistra e Simen. No, ragazzi, mi piange il cuore leggere queste cose, però Simen. No. No, 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 Simen Simone, vanno a segnare. all'anno. Allora, vabbè, a destra ho detto che vedrebbe Pereiro, immaginavo. Però se giochi con Pereiro a destra e Joao Pedro a sinistra, diventa un albero di Natale, perché si accentrano molto tutti e due. Sì, quindi, cioè, io scoppiazzerei ad ora, 4 agosto, scoppiazzerei Marano. Sì, poi Poi magari li tipo. puoi allargare, li puoi fare quello che vuoi, perché altrimenti i moduli sono numeri e basta. Sì, Conta i alla campi. fine andiamo a Però rivedere come difendeva al Sassuolo con 4-3-3. Questo lavoro in fase di non possesso lo possono fare tranquillamente, Joao Pedro. Mi hanno fatto fare la mezzala, Joao Pedro. ovviamente magari perderebbe un po' di incisività davanti. Certo. Non Con avrebbe Marano lucidità. c'era il trequartista, ma chi si Chi ci allargava arriva? erano Rog e Nandez in fase difensiva, non Esatto. faceva tutta la fascia, e lui magari stringeva un po' per coprire Rog, principalmente Rog, chi giocava lì. Poi qua dice, giocano o non giocano? Possiamo farlo rimanere in panchina. No, secondo me Perché? Pavoletti non sarà titolarissimo, secondo me. Esatto. Tu dai per scontato che Pavoletti sia un titolarissimo dopo due interventi al crociato. Dopo che la società ha provato praticamente a farlo fuori, poi non è neanche detto che resti Pavo. Io spero di sì, ovviamente, perché se lo merita, si merita sicuramente di fare del bene, però in questo momento Quindi sicuramente ti dà più se garanzie, ti dà molte più garanzie. non Cerri, Pavoletti copia l'attacco, fanculo in 4-3-3. Metti Cerri in largo. Considerando i cessi che abbiamo e li vorrei entrambi i titolari, il problema è che non è detto che Pavoletti sia pronto per fare già il titolare, ci ha fatto quei 2 minuti col Milan perché li doveva fare, ma stava passeggiando e secondo me non sarà pronto il 19 settembre per fare il titolare Pavoletti, quindi giusto puntare sul Simeone titolare. Quante squadre hanno in panchina un attaccante di riserva come Pavoletti non lo so, perché son poche, sarebbe un lusso, però poi devi prendere due giocatori che gli giocano i lati sicuramente forti. E anche tutto devi fare, la difesa la Se devi rifare. vuoi Pavoletti titolare, devi dargli i giocatori che crossano. Joao Pedro è uno che Sì, crossa, no. no. E poi Quindi ci chiedono, se dovessi andarsene in Nales ma non arrivare in Angolan, su chi puntereste? Io la vedo difficile. Sinceramente, okay, se va via Hernandez, poi quei soldi non vengono reinvestiti su Nainggolan. Però altri centrocampisti di questo livello faccio fatica a trovarne. Cioè, perché devi andarti a prendere, non dico un top player, ma la uno. pazzia più pazzia che ci sia è andare dalla Fiorentina, che hanno Castrovilli, Duncan,
e Amrabat, più Pulgar che deve giocare. Quindi sono quattro centrocampisti. Non devono fare le coppe. Io uno di questi lo chiederei. Di Benassi? Come di Fiorentina? No. No. Ormai è adatto, secondo me. Adatto? Non dispiace. 25 anni, Non è che sia... Cioè, la nostra età, Non è che siamo vecchi. Però, sul potere no. Sui vecchietti c'è che dire. Magari, cazzo. Magari. Che mi danno in recessione con la Juve. No. Non lo so. È stato escluso dalla lista Champions. E bisogna vedere cosa ne faranno. Sì. Non è nuovo Giulini a prendere questi giocatori in uscita dalle grandi squadre, quindi almeno uno me l'aspetto. Può essere Godin, può essere Florenzi, può essere, fate voi, però qualcuno me l'aspetto. Allora, guarda, un'altra pazzia, non vai, so vai. Che se sia già abbia già trovato squadra, ma un Biglia non ci sputterei in cabina di regia. Non sarebbe male, perché ha salutato il Milan. Con tutto che non è un giovanotto, non è bla bla, però è pur sempre Biglia. Quindi sì, se dobbiamo puntare su qualcuno non mi farebbe schifo. No, assolutamente. No, non è male. Qua ti dicono di El Shaarawy, come lo andremo a pagare? 10 milioni? Perché a quanto pare vuole andarsene dalla Cina perché è successo un casino. Praticamente se non ho letto male, lui si è rifiutato di entrare. Era in panchina e l'hanno potuto entrare tipo doveva fare la sostituzione tipo 75esimo e lui si è rifiutato. Il problema di Sharawi non è tanto il cartellino ma l'ingaggio, perché prende una cosa allucinante, o lui se lo cioè, decide di prendere un decimo di quello che prende, oppure per il cartellino l'hanno pagato sto quando ora 16 milioni se non vogliono fare minusvalenza, ma non penso lì abbiano problemi. Fatto no, 18 milioni hanno pagato dalla Roma e 16 milioni di stipendio. Quindi cioè, deve ridurselo a 2 milioni. Allora, Piazza, vicinissimo a gennaio, potrebbe giocare anche nel suo ruolo vero. Non so cosa abbia fatto, dove è andato in Belgio. Boh, adesso guarda, aspetta. Non sarebbe male. Adesso è... Ancora la Juve, no. È della Juve, sì, però l'ho dato in prestito all'Anderlecht, se non ricordo. No, ancora la Juve. Sì, ma non so cosa abbia fatto all'Anderlecht. Ah, no, sì, Anderlecht. No, intendevo... Sì, Anderlecht. No, perché mi scrive anche della Juve, però è finito. Certo. Per quello. No, ha fatto quattro partite con un gol. Non lo so, però non sarebbe male. Però è uno di quei giocatori alla Despoto, nel senso che non è che puoi puntarci ad occhi chiusi. No. Per me devi prendere qualcuno di sicuro. Però fisico e tecnica questo qui è impressionante. Questo magari già di più. Sì. Buonaventura non sarebbe male. Puoi vedere una mediana con Oliver Rog. Poi Gio Pedro trequartista, Pereira a destra, non alla sinistra, con Simeone al centro. A me non dispiacerebbe. Però bisogna vedere, cioè, con questa formazione mi stai dicendo che Nainggolan e Hernandez non ci sarà. Esatto, con la soluzione di prima, e ti va a prendere anche Buonaventura. Allora, guadagnava 2 milioni e mezzo alla Roma, quindi a Cagliari che sa che non può guadagnare di sicuro di più, ma in Europa nessuno gli dà i 16 milioni che prende in Cina. Quindi, boh, sarebbe sicuramente interessante. L'ho buttata lì e poi non c'è assolutamente nulla. Chiudiamo con un po' di gossip, stai sentendo di Nandez e la moglie? No, sinceramente no, me ne frego sempre di queste cose. Sì, infatti, sono affari loro. Va bene, possiamo salutarci ricordandovi ovviamente di seguirci su tutti i nostri account social, siamo su Instagram, seguiteci su Twitch, iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanella degli avvisi, diteci nei commenti cosa vi aspettate dal Cagliari di Francesco. Per rispondere poi all'ultima domanda, Cigarini non verrà riconfermato perché non meritava chiudere così a Cagliari. Qualcosa di positivo ha fatto senza dubbio. Fa bene, però, Cigarini. Sì, ripartirà probabilmente dalla Serie B. Con quest'ultima notizia su Cigarini ci salutiamo e a presto, sempre sulla Casa dei Castelli. A tutti.